A cena con i cretini deriva dalla cena dei cretini, dello spettacolo che avete fatto in televisione, la sitcom più che spettacolo, e adesso invece l'avete portata qui in teatro. Io sono circondata dallo chef, dall'aiuto chef, da un sommelier un po' strano che non vuole lasciare bere il suo vino a nessuno, è vero? Sì, sono così amante del vino che faccio fatica a farlo bere agli altri. Perché poi insomma, se il vino sa di tappo, allora tanto vale dargli il tappo e io mi tengo il vino. Invece che far assaggiare loro, tu dici no, me ne occupo io anche dell'assaggio del primo bicchiere, se è buono la bottiglia ve la do. Tu invece sei il lavapiatti. Io sono alle dipendenze ormai da una vita di Max, faccio tutto quello che vuole lui, anche controvoglia purtroppo, però dato che il capo è lui, il ristorante è suo e io non ho una lira, mi adeguo a quello. Malgrado ciò però ci divertiamo molto in cucina, perché di due lui è lo chef, dalle direttive a me che sono peggio di lui, quindi a fine giornata non abbiamo concluso niente, ma divertiti moltissimo. Beh, io mi ricordo la sitcom che ho visto in televisione, c'erano due sale, c'era la cucina e poi c'era appunto la sala dove c'era sommelier, la cassiera che abbiamo intervistato prima. Qui in teatro come si svolgerà la situazione? Ma si svolgerà che sarà sempre diviso in due fra sala e cucina, però sarà una storia unica senza il coinvolgimento del pubblico. Sarà una storia molto bella, tra l'altro in cucina Gabri Gabra si innamora sempre, non lavora mai, è svogliato, è sempre col telefonino, si innamora sempre delle racchie, però io sono curioso. Chi è questa volta qui? E quindi, insomma, fai ancora delle citazioni un po' filosofiche tu? Rispetto alla cena dei cretini? Tipo Seneca, sì, poi avevamo Scialpi. Sì, alterniamo noi da Seneca a Scialpi con una certa disinvoltura, ma questa non è ignoranza, è cultura 360 cultura. Gradi. Questa è cultura generale, di base, chiaramente. Infatti mi ricordavo questa cosa. Allora, quindi non ci sarà il pubblico che salirà come nella sitcom, ci sarà qualche guest star magari ogni tanto, oppure sarà una cosa fissa, con un copione fisso? No, il copione fisso no, però che la scatola è chiusa, sì, non ci sono previsti, però magari potrà succedere in qualche situazione, in qualche città dove andremo in teatro, se proprio c'è una persona che particolarmente può entrare a far parte di questo gruppo di pazzi che siamo, è ben accetto, sì. Quello se lo teniamo per tutto il tour a quel punto, non è che solo sulla singola data, ce lo portiamo proprio in giro tutti i due mesi. Infatti quello che mi chiedo, con una band così, come si fa a seguire un copione? Ci sarà una bella dose di improvvisazione, penso. Assolutamente sì, anche perché... Assolutamente sì. Anche perché... Meno male che non c'è il regista. Assolutamente sì, già sarebbe contento Stetur della tua affermazione. Avete detto un serissimo regista teatrale e poi mi dite queste cose, ma insomma... Ma no, perché siamo un po' anche cabarettisti e poi comunque tanti anni di gavetta, come per esempio Marco che è tanti anni, lui sono 40 anni che fa questo mestiere. Quando io ho cominciato loro erano fine chiariere. E quindi l'Oscar alla carriera è vicino, Quindi l'improvvisazione, ma soprattutto uno chef che deve cucinare, deve far da mangiare, ho imparato anche a fare dei piatti. E quindi culinario, se posso permettere, balla. Balla è poco. Puoi raccontare qualche tua... Ma allora musical? No, perché io sono uno chef, ma ho sempre ballato danza classica. Quindi ci saranno delle cose, dei balletti che io farò comunque. Poi c'è questo Verducci Giorgio che manca, che è il direttore. Lui è il più serio, lui è quello che ci crede nella sala, nel suo ristorante. E noi gli tagliamo le gambe perché... Però mi stupisco che da te non sia riuscita a capire che era un ex ballerino di danza classica, perché insomma è vero, sì, rimane comunque. Io che poi seguo tantissimo i musical, veramente non c'ero arrivata, mi spiace, scusami. Infatti l'anno prossimo sicuramente sarà un musical questo. Sarà sempre al nuovo, ma con un altro spettacolo tutto suo di danza classica. Arriveremo a vederti. Quindi ci sarà questo inizio al nuovo, ma ci sarà anche un tour previsto di questo spettacolo. Due mesi? Sì, sono due mesi di tour, già ci sono le date. Non me le chiedere tutte perché sono così tante, in tante città diverse. Noi sappiamo qui a Milano, ci stiamo una settimana, perché c'è il kebab qua. E noi andiamo a mangiare, visto che siamo a cena con i cretini, anche se pranzo andiamo, no? Certo, certo. No, poi andremo anche a Monza, andremo in giro, insomma a Milano faremo anche Monza. A Milano farete anche Monza. Forse non vorrei, ma forse abbiamo chiuso anche con Corezzo, se non è troppo distante riusciamo ad arrivare. C'è un giapponese buono. A San Luigi di Concorrezzo ci passano tutti i più grandi, quindi diciamolo, è vero, quindi ci passate anche voi. Andiamo a mangiare, che dite? Andiamo a mangiare, la cena con i cretini, dai ragazzi, dai. Da bere lo porto io. Dai, Brunello di Montezemolo, buonissimo. Ecco, lasciami qualcosa da bere però, grazie. Va bene, con te sì, volentieri.